Francesco Gabbani rivela di essere stato ferito da Baudo. Solo ora Francesco Gabbani ammette di essere rimasto deluso dalle parole di Pippo Baudo. Francesco Gabbani è un cantautore innovativo, che nel giro di pochi anni è entrato nel cuore del grande pubblico, grazie ai suoi successi. Le sue canzoni sono allegre e ballabili, hanno un significato profondo e toccano temi d'attualità in modo attento e scanzonato. Gabbani, dopo diverso tempo, ammette di essere rimasto ferito di fronte al commento di Pippo Baudo che, in seguito alla sua vittoria a Sanremo, ha rilasciato al Corriere un'intervista, affermando che Gabbani non sarebbe rimasto nel tempo. Gabbani ammette di avere sempre ammirato Baudo, e che mai si sarebbe aspettato un commento così cattivo e superficiale, molto simile a quelli postati dagli haters in rete. Due volte eliminato al festival, poi la vittoria con Amen, parlando di altri due presentatori, che invece lo hanno appoggiato fra i nomi di Carlo Conti e Massimo Giletti, il cantante è stato per ben due volte scartato al festival di Sanremo, fino quando con il brano Amen, ha vinto il festival nella sezione giovani con la conduzione di Carlo Conti. Il cantante in realtà era stato eliminato anche in quell'occasione. La sala stampa non era riuscita a votare, a causa del malfunzionamento dei pulsanti. Massimo Giletti, che aveva gradito la canzone di Gabbani, come tanti altri presenti in sala, si è reso portavoce della mezza rivolta avvenuta tra i giornalisti a cui era stato negato il voto. A quel punto Gabbani fu riammesso in gara. La comunicazione rilasciata al pubblico fu che si era verificato un errore nel conteggio dei voti. Oggi afferma, ridendo, che se non fosse stato per Massimo Giletti si troverebbe in Val Badia, luogo che ama, a fare il mandriano. Parlando di sé, racconta di aver provato un imbarazzo enorme quando nel 2017 al festival si classificò al primo posto davanti a Fiorella Mannoia. Sapeva che la cantante sperava di vincere. Averla superata con Occidentali S Karma gli ha creato un forte disagio. Si è inchinato di fronte alla bravissima interprete quasi per scusarsi di avere vinto. Ama Franco Battiato e racconta di essere molto orgoglioso di avere aperto un suo concerto, anche se il misticismo, derivato dagli studi dogmatici, che Battiato inserisce nelle sue canzoni, non lo rappresenta. Amiamo moltissimo Francesco Gabbani e siamo certi che il suo successo durerà a lungo, nonostante l'infelice commento di Pippo Baudo. Francesco è un innovatore e i suoi brani piacciono a tutti, sa farsi amare con la sua simpatica semplicità.